Le ferite subite erano troppo gravi. Il lavoratore da 39 anni non lo fece che venerdì mattina. A Castello di Agogna. Cadde dal tetto di una tettoia, cadendo da circa 10 metri. Arrivo salvataggio. Era già sotto il cardiocircolatorio. È stato trasportato con l'elicottero del Codice Rosso al pronto soccorso policlinico San Matteo di Pavia e qui i medici hanno trovato la morte poco dopo. L'incidente al lavoro si è verificato intorno alle 10.40 oggi. In via Giovanni Pascoli 2. Ho l'interno della società SRL Gestioni Industriali. Il lavoratore RB. Un cittadino origini marocchine. Residente nella provincia di Rovigo è stato dipendente una società esterna e sembra effettuare un'ispezione per un intervento per sostituire il tetto. I carabinieri della compagnia vigevano e gli ispettori di ATS Pavia intervenuto in compagnia.